Davide non ci si dice niente. Sì. Inizia subito. Ben arrivati, io sono la dirigente scolastica e insieme con lo staff che si occupa dell'orientamento, quindi qui alla mia destra la professoressa Camardese e la professoressa Blasi, abbiamo come di consuetudine organizzato questo momento che avete visto suddiviso in due incontri differenziati, un oggi e un altro giovedì, per presentare nel dettaglio l'offerta formativa che riguarda le classi liceali. I vostri ragazzi di qui a qualche settimana dovranno esprimere una valutazione, una scelta rispetto al percorso scolastico che intendono proseguire all'interno del liceo. E quindi questa è l'occasione per ulteriormente riconfermare intanto il rapporto di collaborazione che ci deve essere tra la scuola e la famiglia, perché i ragazzi vanno accompagnati in questo da noi educatori ma anche da voi genitori, per far sì che la scelta sia vissuta con serenità e soprattutto con consapevolezza, perché poi il prossimo triennio sarà quello che aprirà loro le strade di quello che sarà il loro futuro anche professionale. Per quanto il liceo classico, ormai lo abbiamo detto più volte nel corso degli Open Day, sia una scuola particolarmente attuale e quindi è una scuola che consente a tutti gli studenti di affrontare qualsiasi percorso universitario con particolare successo e quindi con risultati considerevoli, però è importante che in questa fase i ragazzi guardino al percorso liceale tenendo presenti quelli che sono prevalentemente i loro interessi e le loro attitudini. Quindi questa sera noi andremo a presentare i 5 curricula che costituiscono appunto l'opportunità liceale. Sapete che le classi verranno riformulate, quindi ci sarà un primo scolamento che terrà conto delle scelte dei ragazzi, fermo restando che per quanto mi riguarda cercherò quanto più possibile di mantenere i gruppi, da dove ci dovessero essere esigenze particolari all'interno delle classi, di mantenere i gruppi uniti in modo tale che i ragazzi non vivano questo momento con ansia e con preoccupazione di doversi separare da quelli che sono i loro punti di riferimento anche relativamente ai compagni, ma ci sia anche una continuità da questo punto di vista. E raccomando ai ragazzi però allo stesso tempo di fare delle scelte che tengano conto realmente delle loro esigenze formative piuttosto che delle amicizie e degli interessi, perché ripeto ragazzi, da questo momento in poi si definisce in maniera ancora più precisa e dettagliata quello che sarà il vostro percorso di studio e quello che sarà anche il vostro futuro. Do quindi la parola alla professoressa Camardese che illustrerà nel dettaglio l'offerta formativa e poi chiaramente intendiamo per ogni curriculum di istituti di liceo ci sarà una presentazione da parte dei docenti referenti che insomma illustreranno più nel dettaglio quali sono i punti di forza, punti di debolezza devo dire non ce ne sono in nessuno, quindi partiamo già dal fatto che sono tutti punti di forza, perché ciascuna curvatura sicuramente va a potenziare un aspetto importante che ricopre quelli che sono gli interessi dei ragazzi, fermo restando un curriculum di base comune per tutti. Quindi ci sarà la parola agli insegnanti referenti e poi naturalmente ci sarà la parola anche a voi ragazzi
per ogni dubbio e per ogni possibilità. Fermo restando, ci tengo a dirlo che poi le professoresse Camardese e Blasi nei corridoi sono sempre intercettabili e quindi saranno sempre pronte a risolvere ogni dubbio per i ragazzi. Tra l'altro questo evento viene anche registrato, l'abbiamo concordato questa mattina con l'animatore digitale il professore Luca Rando, proprio per dare la possibilità non soltanto di rivedere, quindi qualora ci fossero dei dubbi anche interpretativi rispetto a quello che viene detto questa sera, si potrà rivedere la registrazione, ma anche per andare incontro alle esigenze di chi magari pendolare o impegnato in altre attività non ha potuto prendere parte a questo incontro. Quindi grazie anche al nostro professore che è sempre così presente. Do la parola pertanto alla professoressa Camardese. Grazie. Buonasera a tutti, io sono la professoressa Camardese e insieme alla professoressa Marica Blasi qui al mio fianco ricopro la funzione strumentale per l'orientamento. Grazie di essere intervenuti a questo incontro che convintamente anche quest'anno abbiamo voluto effettuare per aiutare voi ragazzi in questa scelta che sicuramente è importante, perché è una scelta che vi indirizzerà già verso quello che poi farete all'università. Come diceva poc'anzi la nostra dirigente scolastica, abbiamo un'offerta formativa molto ampia, ben 5 opzioni. Partiamo da quella istituzionale, dal curriculum istituzionale, cioè quello ministeriale. Da ministero al triennio liceale si studiano lingua e letteratura italiana per 4 ore, lingua e cultura latina, lingua e cultura greca, lingua e cultura straniera, cioè inglese, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia dell'arte, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative. Il totale è di 31 ore settimanali. Il che significa che in questo curriculum i nostri alunni escono la maggior parte delle volte la quinta ora e soltanto un giorno alla settimana alla sesta ora. Vado avanti, comincio con il curriculum di potenziamento di storia dell'arte, perché le docenti poi dovranno andare via, le docenti referenti di questo curriculum dovranno andare via per un impegno sempre scolastico in prefettura per le giornate del FAI. Il curriculum con potenziamento di storia dell'arte ha le stesse discipline, ma dov'è la novità? La novità consiste in 2 ore in più di potenziamento di storia dell'arte, 2 ore in più che vengono svolte con attività laboratoriali che poi vi saranno illustrate meglio dalle docenti referenti, le professoresse Rocchina Ferrara e Cristina Danisi. E chiaramente chi si iscrive abitualmente a questo percorso, chi ha semplicemente una passione per la storia dell'arte o anche chi vorrebbe prendere facoltà come conservazione dei beni culturali, architettura o anche arte e design, eccetera. Il totale delle ore settimanali è 33, il che significa che in questo curriculum, come anche in tutti gli altri curricula potenziati, per 3 giorni alla settimana i ragazzi escono alla quinta ora, per i restanti 3 giorni alla sesta ora. Come in tutti gli altri curricula potenziati, l'inglese vede anche su un potenziamento. Una delle 3 ore settimanali è dedicata alla conversazione con docente madrelingua in compresenza con docente titolare. Questo nei primi 2 anni del triennio. Perché nei primi 2 anni e non nel terzo? Perché nel terzo ci ha già pensato il Ministero a potenziare l'inglese con la disciplina TIL, che è proprio istituzionale. Cedo immediatamente la parola alle docenti Rocchina Ferrara e Cristina Danisi per illustrare nel dettaglio le attività che si svolgono in particolare in queste 2 ore di potenziamento. Buonasera, mi sentite adesso? Sì. Un caro saluto, un affettuoso saluto alle famiglie, ragazzi e genitori. Grazie di essere intervenuti stasera per la presentazione degli indirizzi del nostro liceo.
Io sono la professoressa Maria Cristina Danisi, insegno storia dell'arte. Sono un'ex allieva di questa scuola, quindi sono una laureata in lettere classiche, mi sono specializzata in archeologia e insegno storia dell'arte. Vi dico questo perché forse se fossi stata al posto dei vostri figli avrei scelto questo indirizzo, visto che la passione per l'arte è sempre stata un po' la matrice fondamentale dei miei studi. A ciò che ha detto la professoressa Camardese riguardo alle scelte che fanno i nostri studenti, quindi alle motivazioni per cui è nato questo indirizzo, ovviamente per rivolgersi a quei ragazzi che stanno già immaginando una professione all'interno del mondo dell'arte, dell'architettura o dei beni culturali, aggiungo un altro aspetto al quale andavo pensando mentre venivo qui stasera, e cioè a quanto sia orientante la disciplina della storia dell'arte e quanto i nostri studenti oggi vivano un momento particolare, che è quello, prima ancora di fare una scelta, di capire quali sono le loro potenzialità, quali sono le loro, come dire, chiavi di lettura per comprendere il mondo che li circonda, e quindi sicuramente con la storia dell'arte, che è una disciplina che favorisce la conoscenza del sé, l'esplorazione delle proprie attitudini, delle proprie potenzialità e anche della propria creatività, possa aiutare i ragazzi a fare una scelta, a prescindere da quello che faranno alla fine dei 5 anni. Ovviamente gli indirizzi hanno semplicemente una funzione di orientare i ragazzi, non nell'indirizzo di storia dell'arte non vengono formati dei professionisti, sarà poi l'università le scelte che loro faranno a far percorrere a loro le strade che appunto saranno ritenute più opportune. Io penso che questo è un momento particolare per i nostri giovani, la ricerca del sé, la ricerca di un'identità, la ricerca proprio di un senso all'interno di quello che loro stanno vivendo, forse è ciò che li preoccupa più in questo momento rispetto a quello che poi sarà. Ebbene, attraverso l'esplorazione del sé che permette la conoscenza dell'arte, della bellezza, dell'architettura, dei beni culturali, in questi 5 anni in cui l'indirizzo storico-artistico è nato e si è sviluppato in questa scuola, noi abbiamo visto veramente molti incoraggianti risultati rispetto appunto a rinforzare la loro motivazione, a renderli più autonomi e a permettere loro di fare delle scelte consapevoli. E passo la parola alla professoressa Ferrara, che vi mostrerà alcune delle esperienze più significative che i vostri figli potrebbero fare all'interno di questo indirizzo. E vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera, sono la professoressa Ferrara. Proverò a fare volume. Ci dovrebbero preferisco illustrare le nostre attività attraverso questo breve video che abbiamo realizzato. Sintetizza un po' tutte le attività, soprattutto di tipo laboratoriale, che svolgiamo nelle 2 ore giunte. Descrivo le immagini che vi sottoponiamo. Ci occupiamo di architettura, di ricostruzione degli edifici dell'antichità più significativi, per far acquisire, come vedete, ai nostri alunni competenze sia digitali, di progettazione, ma è un modo anche per approfondire gli argomenti. Abbiamo introdotto l'uso dei visori nelle nostre lezioni, anche perché insomma, le nuove tecnologie consentono di rendere la lezione più immersiva, più coinvolgente per i nostri ragazzi. E quindi insomma anche con i fondi del PNRR avremo anche la disponibilità di questi strumenti. Poi, come vedete, insomma, ci occupiamo anche della cosiddetta settima arte, cercando di imparare la grammatica del linguaggio cinematografico, e abbiamo sperimentato con i ragazzi anche questo tipo di attività con l'uso del green screen e quant'altro. Poi, come vedete,
un modo alternativo, per studiare la storia dell'arte è per esempio mettersi nei panni di un curatore di una mostra e permettere ai ragazzi di ragionare su quale sequenza, quali notizie evidenziare per trasmettere dei messaggi a un ipotetico visitatore. E quindi utilizziamo delle applicazioni web per fare questo tipo di approfondimento, come anche l'analisi, per esempio, del percorso espositivo dei musei più famosi d'Italia. E, insomma, i ragazzi, è un modo, possiamo dire, meno ortodosso di studiare alla storia dell'arte. Come vedete in questi lavori fatti dai ragazzi, dove in effetti si sono approcciati per esempio allo studio del sito web della Galleria degli Uffizi, e scandagliando un po' il tipo di allestimento, quali sono i servizi che un museo propone, l'accessibilità per il portatore di handicap, quali sono gli ausili di accessibilità. Quindi una bella esperienza che li ha fatti appassionare. E poi i nostri PCTO sono vari, come sono ormai in questo secondo anno, abbiamo aderito alle giornate del FAI, ed è un modo accattivante per conoscere le bellezze della nostra città, in particolare del nostro territorio. E i ragazzi fanno una bellissima esperienza, perché riescono a raccontare di fronte a un pubblico adulto le bellezze della nostra città. Qui vedete alcune immagini, i ragazzi hanno raccontato Palazzo Loffredo, la storia di Palazzo Loffredo, l'attuale museo archeologico nazionale, e si sono cimentati anche in una sorta di recitazione, e hanno affrontato hanno constatato dietro le quinte del museo, vedendo cosa si fa in un laboratorio di restauro, come vedete in queste immagini, e acquisendo, insomma, appassionandosi alle discipline. Poi, oltre alle giornate per FAI, abbiamo anche, i nostri PCTO hanno riguardato anche l'archeologia e il cinema. Se non sbaglio ci sono delle ultime immagini, ecco, sì. E sono ormai 2 anni che ci occupiamo anche della settima arte, e i ragazzi effettivamente hanno, oltre a fare delle lezioni con me in classe, approfondendo queste sono alcune esercitazioni fatte insieme, vedete una sorta di esercitazione per trovare, riconoscere le varie tipi di inquadrature, il discorso del campo e del controcampo, anche la scrittura della sceneggiatura. Hanno anche svolto attività di giuria popolare in un festival cittadino di sedi verticali, e insomma, conoscendo anche attori, registi, sceneggiatori, facendo loro domande e insomma aggiornandosi sulle ultime tendenze. Qui vedete alcune immagini che abbiamo riguardato il PCTO sull'archeologia, ed è un modo per conoscere la storia, la nostra affascinante storia, la storia della Basilicata. I ragazzi, come vedete, si sono cimentati in un racconto delle nostre bellezze. Qui vedete le tavole palatine, hanno realizzato dei modellini in 3D, anche con stampa 3D, si sono cimentati anche nella realizzazione, per esempio, di un videogioco per raccontare miti greci, e poi sono immancabili le visite guidate presso siti e musei lucani, e insomma è un modo per i nostri ragazzi per appassionarsi e rendersi consapevoli della bellezza del nostro territorio. Qui vedete anche altre esperienze alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, dove i ragazzi hanno potuto constatare di persona come
cosa offre attualmente il mercato del turismo in materia archeologica e insomma un modo per farli aprire a questo mondo che riguarda la valorizzazione dei beni culturali. Io mi fermerei qui. Sono domande? Alla fine di tutto. Bene, ritorniamo al quadro orario del curriculum del triennio liceale. Passiamo ad analizzare il curriculum con potenziamento giuridico-economico. Premetto che tutti questi potenziamenti sono nati nell'ottica di orientare i ragazzi verso le varie opportunità universitarie, in un senso o in un altro. E siamo partiti proprio dalle loro richieste, siamo partiti dal basso, noi ascoltiamo i nostri alunni. Bene, sappiamo che molti dei nostri alunni scelgono poi facoltà di tipo giuridico-economico e allora ci siamo detti perché non far partire un percorso dove si è inserita la disciplina proprio di diritto e economia che abitualmente nel liceo classico non si affronta, non si studia. E quindi la peculiarità di questo percorso è proprio l'insegnamento di diritto e economia per 2 ore settimanali. Anche qui l'inglese è potenziato nei primi 2 anni del triennio con docente madrelingua in compresenza con docente titolare e il totale quindi è sempre di 33 ore settimanali. Passo immediatamente la parola alla professoressa Ielma che insieme alla professoressa Giuseppina Verrastro è referente proprio di questo potenziamento. Prego. Buonasera. No, devi accendere. Si vede l'incapacità tecnologica degli insegnanti di diritto. No, la testa vale nulla. Dunque, io mi presento, sono la professoressa Ghema e sono approdata in questa scuola ben 8 anni fa, quando ancora non c'era un indirizzo giuridico. Diciamo che l'insegnamento del diritto si delineò innanzitutto come potenziamento e quindi come una sorta di educazione civica, come insegnamento trasversale in tutte le classi. Nel 2018 si è attivato questo indirizzo giuridico-economico che rappresenta una novità nel liceo classico perché in realtà si studia una disciplina che prima i ragazzi nel triennio non studiavano e che si è rivelata in questi anni di esperienza che ho maturato in questa scuola, si è rivelata una disciplina che ha rivelato tutta la sua potenza, diciamo, formativa. Perché io credo che questa sia un'epoca in cui c'è bisogno di diritto e c'è bisogno di diritti. Che vuol dire che c'è bisogno di diritto? C'è bisogno di diritto e anche di conoscenza economica. C'è bisogno di un sapere che fornisca quelle chiavi che sono utili a comprendere i fenomeni che ci circondano. La società è un sistema complesso che ha bisogno di chiavi di lettura, chiavi di lettura che non siano, che non portino alla banalizzazione e alla semplificazione. Quindi per i ragazzi avvicinarsi allo studio del diritto non significa necessariamente abbracciare la disciplina che delineerà i loro destini. Chi si avvicina all'indirizzo giuridico non è detto che in futuro voglia essere un avvocato, un notaio o un magistrato, semplicemente una persona che interrogandosi sui temi che il presente ci pone, una persona che appunto voglia cercare di capire meglio il mondo in cui vive. Io penso che questa epoca sia talmente... è un'epoca di transizione e come tutte le transizioni sono spesso violente. Quando io comincio a presentare questa disciplina e chiedo ai ragazzi, ragazzi, secondo voi a che cosa serve il diritto? Uso un'espressione che usavano i romani, il diritto è quella cosa che serve, lo dico in latino perché i ragazzi mi capiscono, ne cives ad arma ruant, cioè affinché gli uomini
non derivano i loro conflitti con le armi. E purtroppo questa è un'epoca nella quale la logica delle armi sembra delle armi, della guerra, dei conflitti armati, sembra prevalere sulla logica della democrazia e del diritto internazionale. Benissimo, noi abbiamo costruito nei secoli degli ordinamenti che affidavano alla costruzione dei diritti la possibilità di costruire, di vivere in un mondo innanzitutto di pace, perché la cornice della pace è quella che consente a tutti di poter poi realizzare i diritti. Ma una volta costruite le democrazie, che in questo momento sono esposte a una sorta di erosione che mette in discussione i principi fondamentali della nostra Costituzione, una volta costruite queste democrazie, le democrazie devono alimentarsi, devono vivere di azioni, devono vivere di comportamenti. E allora qual è stato il filo che abbiamo cercato di costruire in questo percorso dell'indirizzo giuridico-economico? Un filo che si ispira a uno degli articoli fondamentali della Costituzione. L'articolo 3 lo conoscono tutti, il principio di uguaglianza, ed è chiaro che è caro a tutti il principio di uguaglianza sostanziale. Uguaglianza sostanziale che per inciso non è garantita l'uguaglianza tra uomini e donne. Siamo in prossimità dell'8 marzo e sappiamo che le donne non sono affaticate per costruire i loro diritti, e quindi in questo percorso tutti, uomini e donne, acquistano anche in qualche modo la consapevolezza che i diritti si costruiscono attraverso percorsi che sono costati anche sacrifici a coloro che hanno abbracciato queste lotte. Ma una volta costruiti i diritti non è detto che siano realizzati. Oggi parliamo di gender gap, parliamo di soffitto di cristallo, parliamo di quelle situazioni che ancora non consentono quella reale parità che dovrebbe essere una cornice entro la quale uomini e donne possano sentirsi liberi. E allora stavo dicendo, qual è l'articolo che ci è più caro e alla luce del quale abbiamo costruito anche i nostri percorsi di PCTO? È l'articolo 2 della Costituzione, quello che invita tutti ai doveri di solidarietà sociale che decliniamo attraverso percorsi di PCTO che portano a occuparsi di momenti, delle associazioni, dei soggetti che si prendono cura degli altri. La cultura della cura, la cultura della passione civile, la cultura dell'impegno civico è una cultura che sicuramente rappresenta, diciamo, il fil rouge di questo indirizzo. Voi vedete scorrere delle immagini che rappresentano delle esperienze che abbiamo maturato nel corso di questi anni. E nel vedere queste immagini, io qua per esempio siamo in un luogo che a me è molto caro, è un posto, è una cooperativa sociale che è stata realizzata su terreni confiscati alla mafia. Ecco, non è detto che i ragazzi che intraprendono questo indirizzo diventeranno dei principi del foro, ma diciamo che il plus che dovrebbe rappresentare questo indirizzo è quello di occuparsi dei temi della democrazia, dei diritti, ma anche di quei temi economici che consentono delle chiavi di lettura meno semplificate di quelle che attualmente noi sentiamo attraverso i mezzi di informazione. Questa è l'epoca della banalizzazione dei temi, questa è l'epoca nella quale ci sono due o tre parole ricorrenti che sembrano esaurire, diciamo, il racconto dei fenomeni, quando noi abbiamo bisogno di sapere e di approfondire. Ed è in questa direzione che io ho invitato anche un ragazzo che sta ancora, un ragazzo che sta ancora frequentando il nostro indirizzo giuridico e che in qualche modo per me può rappresentare un valido testimone di quella che è l'esperienza che abbiamo costruito negli anni in cui questo indirizzo è stato realizzato. Sì, è stata una voce molto alta. Salve a tutti, sono Adamo Chiatti, frequento l'ultimo anno di liceo. Come ha detto bene prima la professoressa, il diritto ci permette di avere una chiave di lettura approfondita in quelli che sono gli eventi di tutti i giorni. Vediamo adesso eventi tragici in Medio Oriente, ma anche in Ucraina. E a mio avviso, se non si ha questa chiave di lettura, questo interesse nei confronti degli altri uomini, alla fine la società andrà sempre più a indebolire quello che è il principio di solidarietà di cui prima ha parlato la professoressa. Vi ho parlato di articolo 2,
Io per la mia esperienza devo molto a questo curriculum, perché nel primo anno di liceo ho avuto anche l'opportunità di partecipare alle gare di diritto internazionale umanitario di Croce Rossa. Io non conoscevo minimamente questo mondo, io sono entrato come un curioso e sono uscito come un volontario di Croce Rossa che tutt'oggi continua a dare il massimo per la società. Quindi a mio avviso questo indirizzo ci permette a noi studenti di comprendere veramente la situazione sociale in cui viviamo e ci permette di essere sempre più umani. Di nulla. Adam ha concluso con le parole che rappresentano il titolo di un PCTO che abbiamo realizzato negli anni passati e che si intitolava Restiamo Umani. Vedete scorrere le immagini da un'isola che è al centro, diciamo, spesso della cronaca, in senso negativo purtroppo, perché la narrazione che viene fatta è la solita narrazione. Noi invece abbiamo avuto la possibilità di maturare nell'isola di Lampedusa insieme a pochi ragazzi, però è stata un'esperienza molto formativa che ci ha consentito di incontrare persone provenienti da 40 paesi, da 40 paesi, e che in qualche modo ci ha fatto avvicinare con occhio, ecco, con l'occhio che va nella riflessione, diciamo, umanitaria e umanista. Non dimentichiamoci che noi siamo nella scuola della cultura umanista, e se l'attenzione per l'uomo, se non mettiamo al centro della nostra cultura l'interesse per l'uomo inteso nella sua totalità, io penso che Restiamo Umani diventa e rimane soltanto un mero slogan. Queste immagini, ecco, possiamo sottolineare come i nostri PCTO, cioè i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quello che una volta veniva chiamato alternanza scuola-lavoro, questi PCTO noi cerchiamo sempre di svolgerli ad alto livello, facendo fare delle esperienze profonde, veramente formative ai nostri ragazzi, non tanto perché è un obbligo ministeriale, quanto proprio per, ecco, formare le persone. Questa è la nostra finalità precipua, questa è la finalità di questa scuola e noi cerchiamo di, ecco, di portarla avanti al meglio. Andiamo avanti. Possiamo adesso passare agli altri curricula potenziati, curriculum con potenziamento scientifico e curriculum con potenziamento a curvatura biomedica. Sappiamo che molti nostri alunni, anzi la maggioranza dei nostri ragazzi, terminato il liceo, sceglie poi facoltà di carattere tecnico-scientifico. La maggioranza va a facoltà come discipline medico-sanitarie, ingegneria, matematica, fisica, anche informatica, eccetera. E allora, ancora una volta, abbiamo voluto potenziare queste discipline al triennio e mirare il PCTO di questi percorsi proprio su queste discipline. Andiamo nel dettaglio. Curriculum con potenziamento scientifico ovviamente presenta le stesse discipline del curriculum istituzionale, perché non abbiamo voluto snaturare in nulla quello che è il percorso di un liceo classico, quindi non abbiamo sottratto nessuna disciplina, nessuna ora, nessuna disciplina prevista in un triennio liceale classico. Abbiamo voluto aggiungere anche qui, che cosa? Due ore, una l'abbiamo aggiunta alla matematica e un'altra alle scienze naturali. Nel potenziamento scientifico, quindi, il totale, come in tutti i curricula potenziati, è sempre di 33 ore settimanali, perché, come potete vedere, in ogni percorso potenziato ci sono sempre soltanto 2 ore in più. Cambiano le discipline, cambia il PCTO, ma il totale delle ore è il medesimo. Anche qui l'inglese è sempre potenziato nei primi 2 anni del triennio, sempre con docente madrelingua in compresenza con docente titolare. È un percorso nuovo, è l'ultimo percorso che abbiamo voluto così istituire,
proprio per quei ragazzi che mirano a facoltà di carattere scientifico ma non di natura medico-sanitaria. Le discipline, come potete vedere anche nella curvatura biomedica, le discipline potenziate, sono le medesime, solo che nella curvatura biomedica le scienze avranno un carattere più, ecco, mirato alla biologia, in particolare all'anatomia del corpo umano, ma di questo parleremo dopo. Ritorniamo al potenziamento scientifico. Chiamo il professor Rando per, insomma, illustrare nel dettaglio le attività che si svolgono in queste ore di potenziamento, in particolare nel PCTO. Grazie. Salve. Un po' strano, io docente di lettere che presento un indirizzo scientifico. La ragione è molto semplice, perché 2 anni fa, da quando c'è, si è istituito questo corso, io sono stato uno dei promotori, cioè ho ritenuto che fosse necessario, visti le scelte dei nostri alunni poi nel proseguo della loro attività, un potenziamento scientifico, in particolare di quelle discipline, fisica, matematica e scienze, che poi diventano una strada aperta per i nostri ragazzi. Allora, se funzionano i potenti mezzi, ok. Abbiamo già, Antonella ha detto che cosa viene potenziato, quindi 1 ora in più di matematica, 1 ora in più di scienza. Andiamo avanti. Matematica al classico forse un tempo era una cosa un po' strana, ma in realtà sappiamo bene che non è così, ma per una serie di motivi che sono anche legati proprio all'idea del classico, nel senso che l'attenzione al metodo dimostrativo, l'attenzione alla ricerca della verità sono nati in Grecia. E quindi il pensiero matematico nato in Grecia con Euclide si è poi sviluppato nel corso del tempo e ha un fondamento essenziale nel liceo classico. Ovviamente c'è l'immagine di Galilei per il metodo sperimentale che si studia normalmente, ma che viene in particolare analizzato e sviluppato nel curriculum scientifico attraverso i suoi momenti fondamentali, dall'osservazione alla formulazione delle ipotesi, alla verifica di queste ipotesi e poi alla formulazione di una verità o non verità, e poi si riprende da capo. Raccontavo un attimo fa della matematica che nasce in Grecia con la geometria euclidea. Il legame, insomma, forte col mondo classico c'è da sempre. Abbiamo ritenuto di poter ulteriormente approfondire questo carattere attraverso questo potenziamento. Più in particolare, dobbiamo vedere che cosa facciamo. Allora, 2 cose. La prima, c'è un'importanza fondamentale data al linguaggio. I linguaggi in generale, quando parliamo di linguaggio noi pensiamo sempre ovviamente all'italiano, alle lingue straniere, ma i linguaggi sono diversi, c'è quello artistico, prima ne parlavano le professoresse, e c'è quello matematico, che è un linguaggio particolare, che ha le sue regole e che però è strettamente legato poi tramite la logica, che viene approfondita nel corso del triennio, attraverso anche i CTO di cui diremo qualcosa, per permettere ai ragazzi di sviluppare le capacità di dibattito, di analisi, di studio della realtà. Alla fine, se poi ci pensate, veramente la base del classico rimane tale e i curriculum non sono altro, come dicevamo all'inizio, che modalità orientative, perché quello che ci interessa è creare teste pensanti, non teste ben piene, come direbbe Edgar Morin. Quali sono i metodi, quindi? Allora, qua ci sono 2 immagini che sono tratte da la prima liceale di scientifico. Siamo al secondo anno di scientifico, quindi abbiamo una prima e una seconda liceale. E sono alcune immagini che voglio mettere in evidenza quali sono le modalità attraverso le quali si cerca di sviluppare il metodo scientifico e anche il curriculum scientifico. Utilizzare le nuove tecnologie. Torniamo a quello che dicevamo, con i fondi PNRR
Abbiamo potenziato notevolmente l'ambito scientifico, sono in arrivo sia calcolatrici grafiche, sia schede Arduino per sviluppare il pensiero computazionale, che sono indirizzate propriamente all'indirizzo scientifico. E poi lavorare in gruppo, perché soltanto nel lavoro in gruppo, vedete una disposizione non tradizionale dei banchi, si riesce poi a sviluppare quello che è il metodo non solo di comunicazione, ma anche di rapporto tra gli alunni. Attività specifiche, ecco, qua chiamo Gaia, che così può venire, che è una ragazza del secondo anno dello scientifico. Ne ho segnate tre, che sono quelle fondamentali. Percorso con l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare. Gaia, che è una classe seconda, ha svolto, da questo punto di vista, il Beach Theory Art and Science. Buonasera, sono Gaia. Durante questo progetto che io e la mia classe abbiamo portato avanti l'anno scorso e quest'anno, sono venute a galla in realtà tante capacità che io, tanto me e i miei compagni, non credevamo neanche di possedere. Infatti abbiamo dovuto realizzare un'opera d'arte, una vera e propria opera d'arte che è stata presentata ed esposta poi al Museo Provinciale di Potenza. È un'opera che doveva trovare un punto di incontro tra la scienza e il mondo artistico, ma non solo questo, infatti l'anno scorso abbiamo dovuto realizzare dei video, dei testi, dei meme, delle foto, proprio per poter sottolineare le analogie, comunque i collegamenti tra arte e scienza, per l'appunto. E... puoi raccontare anche quello con l'Unicas, quindi Super Science? Ah, sì. Quest'anno, e l'anno scorso, ma ancora non abbiamo terminato, stiamo portando avanti anche un altro progetto di Super Science Me, che prevede molti incontri ai laboratori dell'Unibus, quindi dell'Università della Basilicata, durante i quali ci siamo resi conto in realtà di quanto sia importante la scienza nelle nostre vite e di quanto ogni giorno noi siamo in contatto con essa. L'anno scorso, per esempio, abbiamo analizzato i legumi, in particolare la fava nei suoi elementi costitutivi, insieme alla cannabis. E quest'anno invece dovremo iniziare, questo venerdì, un progetto per quanto riguarda l'analisi delle acque e in particolare per ripulirle da eventuali agenti patogeni. Grazie. Poi tu hai fatto anche un viaggio che faranno anche quest'anno. Questa è una cosa specifica dell'indirizzo scientifico, una cosa particolare: i ragazzi dell'indirizzo scientifico vanno a visitare il laboratorio più importante scientifico mondiale, che è quello del CERN. Partiranno, loro sono andati a febbraio dell'anno scorso, invece quelli di quest'anno partiranno tra qualche giorno, tra una settimana, ed è un'esperienza molto importante perché, cioè, oltre a visitare i laboratori, loro fanno dei laboratori insieme ai tecnici del CERN, c'è la visita del loro, perché ovviamente poi, come vedete, le cose sono tutte collegate, e quindi l'importanza del loro, e poi vanno un osservatorio astronomico di Lignan ad Aosta, facendo altri laboratori osservando osservazioni del cielo. Ultima, ma non ultima, attività che ho segnalato là è il PLS con l'Università di Basilicata, che viene svolto nell'ambito delle scienze, quindi in collaborazione col Dipartimento di Scienze, perché la collaborazione con tutti gli ambiti dei dipartimenti universitari, sia il DIGNE, cioè quello di Matematica, Informatica e Economia, il DIS, il Dipartimento di Scienze, la Scuola di Ingegneria. E poi, ultima cosa, sempre con il PCTO, con l'Istituto Nazionale, quest'anno stanno svolgendo invece un laboratorio di fisica, l'ACUGO, in cui sperimentano specifiche cose per la fisica. Io avrei concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te, Luca. Procediamo con il curriculum con potenziamento a curvatura biomedica.
Dicevo prima che anche in questo curriculum le discipline potenziate per un'ora alla settimana sono matematica, che potete vedere invece di 2 ore settimanali come previsto nel curriculum istituzionale, ne presenta 3, e le scienze naturali, anch'esse invece di 2 ore si svolgono in 3 ore settimanali, il totale sempre di 33. Ancora una volta anche l'inglese è potenziato nei primi 2 anni del triennio. Cosa cambia? Come dicevo prima, da un lato ecco un'attenzione nelle scienze, nello studio delle scienze, in particolare all'anatomia umana, e poi il PCTO, percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, si svolge in collaborazione con l'ordine dei medici della provincia di Potenza. Teniamo conto che tutti i PCTO di questi curricula potenziati si svolgono grazie a delle convenzioni gratuite che noi abbiamo con molti enti, per esempio, dicevo poc'anzi, l'Ordine dei Medici della Provincia di Potenza, ma anche una convenzione con l'Università di Basilicata, si diceva, per il potenziamento scientifico e non solo, anche una convenzione con la Direzione Regionale dei Musei di Basilicata, con il FAI per quanto riguarda il potenziamento di storia dell'arte, o anche ecco, collaboriamo con la Croce Rossa, con l'Ordine degli Avvocati della provincia di Potenza, con Telefono Donna per quanto riguarda il potenziamento giuridico economico. Quindi abbiamo una serie di convenzioni con enti importanti, ripeto, gratuite, quindi non vi sarà chiesto nessun contributo se non quello che annualmente versate per sostenere le attività scolastiche, ma nessun contributo in più, proprio perché questi professionisti, questi esperti esterni collaborano con noi a titolo gratuito. Cedo immediatamente la parola al professor Giuseppe Lazio per poter presentare ecco, in maniera più dettagliata il percorso a curvatura biomedica, tenendo conto che noi siamo stati il primo liceo classico della provincia di Potenza ad avere la certificazione del Ministero, allora si chiamava ancora MIUR, adesso è il MIM, del Ministero dell'Istruzione, come appunto liceo biomedico. Buonasera a tutti, benvenuti, molto bello vedervi qui. Immagino che sia un momento non semplice per la scelta dell'indirizzo liceale. Ci tengo a dire, in quanto referente anche del PCTO, appunto questa cronno terribile che fa riferimento alle terapie di percorso per le competenze per attraversare l'orientamento, che questi indirizzi sono stati calati proprio sulla necessità, e tarati sulla necessità di fare ore in PCTO, 90 ore nel triennio che si riescono abbondantemente a colmare. La prima slide che vi presento rappresenta una rete. Facciamo parte da 6 anni, dice l'Antonella, di una rete nazionale che vede appunto il Ministero del Merito come partner privilegiato, e poi una scuola capofila che è il liceo scientifico di Reggio Calabria. Quindi far parte di una rete significa in pratica confrontarsi con altri sono 270 licei tra classici e scientifici, e accennava appunto la professoressa Camandese al fatto che siamo stati il primo liceo in provincia di Potenza ad aderire a questa iniziativa, quando le scuole erano sicuramente molto meno e quando la curvatura biomedica pareva dovesse essere appannaggio soltanto dei licei scientifici. Abbiamo raccolto questa sfida e tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti di quello che sta succedendo. Il percorso è un percorso che si svolge in 3 anni, 3 annualità. Tre annualità scandite da tempi, da modalità, da procedure che sono dettate da una capiente regia e condivise dalla Federazione Nazionale dei Medici e poi dall'Ordine Provinciale dei Medici di Potenza.
Per ogni annualità si svolgono nuclei tematici che d'altra parte attingono anche a contenuti che sono propri delle scienze. I programmi subiscono ovviamente una rivisitazione, nel senso che nell'arco del triennio le scienze affrontano temi di anatomia e di fisiologia umana, e queste sono appunto lezioni che svolgono i docenti di scienze. E poi ci sono delle ore con degli incontri dedicati affidati a medici esperti appunto che stanno fornendo da anni il loro contributo con il nostro liceo a titolo assolutamente gratuito. È bene sottolinearlo anche questo. Ancora ci sono 10 ore di attività laboratoriali che hanno a che fare con i contenuti che annualmente vengono svolti. Il calendario è un calendario bimestrale, nel senso che ogni due mesi bisogna portare a termine un nucleo tematico con delle UDA, con unità didattiche, quindi c'è una didattica basata proprio sull'unità, molto molto finalizzata. E dopodiché, a fine nucleo tematico, c'è da svolgere un test di verifica. Da qualche anno si svolge su una piattaforma ministeriale, e anche quello secondo me è un momento molto, molto interessante per acquisire competenze in termini di gestione di un test. I ragazzi, ovviamente, come d'obbligo per tutti quanti i PCTO, sottoscrivono un regolamento, sottoscrivono un patto formativo, e questi sono i numeri dei quali ci possiamo modestamente dire vantare, nel senso che nel corso di questo esenio hanno frequentato la BBC, perché per noi appunto biologia comunque naturalmente è troppo lungo, quindi diventa BBC, hanno frequentato tantissimi ragazzi, poi molti di questi veramente ora sono anche iscritti a medicina. Dicevo appunto dei medici che sono gli attori anche esterni in questa attività. Finora abbiamo contati oltre 50, questa è una condizione fatta l'anno scorso. Abbiamo fatto oltre 25 laboratori, alcuni in Olanda, alcuni in modalità mista, altri all'ordine dei medici. Sono state anche fatte delle visite guidate a tema. Per esempio abbiamo visitato domenica l'anno scorso il Museo delle Cellule Anatomiche dell'Università di Bologna, abbiamo fatto visita al Museo di Arti Sanitarie qui in Reggio Calabria. E poi abbiamo cercato anche di capire che cosa succedeva per i ragazzi che frequentavano la BBC. È un percorso, secondo me, tantissimo di orientamento, è un percorso che è finalizzato soprattutto a scoprire le reali motivazioni dei ragazzi. Non tutti quelli che frequentano la BBC ovviamente si iscrivono a medicina, come è normale che sia, però dalle condizioni che sono molto altalenanti di anno in anno, siamo lieti di dire che molti dei ragazzi che hanno frequentato la BBC ora sono iscritti a medicina oppure sono iscritti a facoltà nell'ambito medico sanitario. Quindi monitoraggi li facciamo nel tempo. Mi piace soffermarmi su questa slide, perché sullo sfondo c'è uno dei momenti più intensi secondo me dell'attività del BC, che è appunto il test di verifica. Eravamo in aula, ancora non c'era la piattaforma nazionale, ed è uno dei momenti al quale ho assistito per un'ora con grande rispetto, con grande rigore, uno dei momenti in cui ho visto i ragazzi molto concentrati, molto attenti, e naturalmente i risultati poi sono risultati che possono essere utilizzati per la valutazione, ma assolutamente non è quello che ci interessa. Momenti appunto delle attività, siamo qui dove siete voi, in Aula Magna, con un ortopedico, stiamo facendo un laboratorio con la dissezione del cuore, un laboratorio sulle suture, svolto lo scorso anno, una visita appunto al Museo di Arti Sanitarie di Guardia Verticale, addirittura l'ordine dei medici che è fidelizzato con noi, nel senso appunto che sono 6 anni, io direi 7 perché
in realtà per iniziare anche in tempi non sospetti con la convenzione con l'ordine, ci ha invitato anche alla giornata del medico, che c'è uno stretto parente, no? Che sta parlando. E lì siamo invece a Bologna, al Museo delle Cere Anatomiche, ancora momenti svolti in Aula Magna, partecipazioni a seminari anche all'ospedale, e poi incontri con l'Ordine dei Medici, col Consiglio Direttivo, incontri svolti appunto presso la sala dei medici illustri, sempre dell'Ordine, con laboratori di ecografia, di spirometria. Questa è l'ultima slide, da quello che ricordo, è la slide che racconta in pratica delle testimonianze di alcuni ragazzi che hanno presentato a BBC, che citano termini che sono molto incoraggianti per quello che facciamo. Loro parlano appunto di rapporto stimolante, motivante, coinvolgente, interessante, di forte empatia che hanno avuto appunto con i medici. Io a questo punto avrei concluso. Mi aspetto tante domande rispetto a quello che succede in BBC, però vorrei cedere la parola a uno dei protagonisti di questa attività, che è Domenico. La sezione F e oramai sono da 2 anni a questa parte che partecipo comunque a questo grande progetto. Lo ritengo appunto grande perché non tanto, uno dei tappi più grandi appunto riguardo l'amore di studio, infatti molti anche gli studenti del ginnasio spesso mi fanno domande, qualora comunque ci dovessimo trovare a parlare, riguardo appunto quanto si studia relativamente al materiale appunto di potenziamento, e io ritengo che comunque sia molto utile da un punto di vista proprio formativo oltre che conoscitivo, non solo perché mi ha aiutato molto a discernere cosa voglio realmente fare da grande, quindi capire se realmente il mondo della medicina è il mio ambito e infatti ritengo sia tale, ma aiuta anche molto ad essere efficienti, quindi a saper ottimizzare diciamo tutti i momenti per poter studiare, per poter apprendere, ad essere anche molto precisi con ad esempio i test di verifica che a mio avviso li ho sempre trovati molto specifici ma soprattutto utili appunto per tale capacità, e quindi a sapersi anche relazionare attraverso le lezioni dei medici con un mondo esterno, non solo nelle lezioni dei medici con appunto realmente un fautore comunque di tale disciplina, ma soprattutto anche durante i laboratori, come ad esempio abbiamo fatto i laboratori di future, come diceva il professore l'anno scorso, precedentemente addirittura hanno visitato un cuore di maiale e così via, quindi direttamente mettono le mani in pasta nel campo, e credo sia la cosa più fondamentale, proprio perché serve molto anche per capire in cosa è abile lo studente e quali sono le sue capacità minime e il massimo che può dare. E vorrei appunto solamente soffermarmi anche sul viaggio che abbiamo fatto di istruzione l'anno scorso al Museo delle Cere, che penso sia stato il momento in cui ho avuto la più chiara delucidazione proprio sulla mia vocazione appunto medica, anche se capisco bene che è ancora presto per dirlo, e proprio da quello appunto ho avuto molto più chiara la strada che avrei dovuto intraprendere. Questo perché vedendo quei modelli, ad esempio del Museo delle Cere, relative a corpi umani, malattie e così via, ho notato che per fare il medico, oltre comunque ad una base scientifica che è necessaria, bisogna anche prendere l'altra faccia della medaglia, quindi avere una base umanistica, e una base umanistica nel senso di pathos, quindi di essere empatici, capire realmente chi si ha di fronte e di conseguenza capire bene anche come bisogna rapportarsi con il singolo paziente. E quindi da qui questo l'abbiamo anche capito, almeno a mio avviso, dalle lezioni singole con i medici, da come loro si sono sempre rapportati con i pazienti nel corso della loro vita. E quindi in conclusione vorrei giusto dire che è un'esperienza molto formativa e soprattutto bella, anzi la riparei altre 1000 volte in altre 1000 vite.
Allora, noi abbiamo concluso con la presentazione dei curricula triennali. Attendiamo vostre domande, siamo qui apposta per dare risposte. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì, prego. Sì, anche l'altra che per quanto riguarda il CRIL, questa è una curiosità, volevo chiedere se cioè, quale disciplina prevede la metodologia CRIL appunto. Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda, abitualmente noi diamo un po' di tempo ai ragazzi per fare questa, per effettuare questa scelta. Quindi entro maggio. No, ho capito, però volevo dare un'altra informazione in più. Ho colto la palla al balzo per dare questa informazione. Di solito chiediamo ai nostri alunni entro maggio, entro la prima metà di maggio, di effettuare una scelta e chiediamo di scrivere una graduatoria di scelte. Di solito noi insomma, siamo abituati a soddisfare già la prima scelta. Questa era la risposta alla sua domanda. Abitualmente non arriviamo alla seconda, sempre la prima. Però chiediamo comunque di effettuare una graduatoria di scelte. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, disciplina CRIL abitualmente è una disciplina di quelle potenziate, quindi storia dell'arte, abitualmente nel curriculum di potenziamento di storia dell'arte, abitualmente storia dell'arte, oppure nel curriculum biomedico o di potenziamento scientifico è una disciplina scientifica, quello giuridico economico abitualmente diritto economia. Poi chiaramente dipende dalle annualità, però di solito potenziamo la disciplina attiva e quella potenziata. Altre domande? Ecco, noi insomma abbiamo cercato di essere chiari, esaustivi, però magari non ci siamo riusciti, quindi insomma siamo più apposta. Sappiamo che da quando abbiamo introdotto questi potenziamenti il grado di soddisfazione è più alto. I nostri ragazzi, ecco, veramente sono contenti di fare queste esperienze e poi magari scelgono anche altro, però intanto hanno capito, grazie a queste esperienze, anche che insomma, quella strada magari non era quella che loro pensavano che potesse essere la migliore per le loro propensioni. Quindi, l'orientamento che noi svolgiamo anche grazie a questi PCTO serve. Una domanda? Sì. Sì. Volevo chiedere, ma... Sì. Prego. Ma per formare la classe di indirizzo tradizionale, quante persone più o meno... Allora, negli altri anni sono stati davvero pochi i ragazzi che hanno scelto l'indirizzo tradizionale, 5-6, quindi la classe poi non si è formata, proprio perché erano veramente numeri troppo esigui. Quindi vediamo in base alle vostre preferenze, ecco anche perché chiediamo una graduatoria di scelta, perché chi aveva messo al primo posto istituzionale, poi la classe non si è formata perché erano davvero troppo pochi. Siamo andati alla seconda scelta. Quindi vediamo che cosa sceglierete, non possiamo dirlo a priori. Certo, assolutamente. Un chiarimento, cioè un'integrazione. Prego, perché professore. Forse la domanda che mi aspetterei rispetto all'indirizzo giuridico, sul quale sono stata volutamente generica, nel non dire esattamente quali sono poi i rami del diritto che si vanno in qualche modo a studiare in questo triennio. Capite bene che 2 ore di diritto ed economia sono molte ore assolutamente insufficienti a poter analizzare molti rami del diritto. Quindi nel primo anno diciamo che è stato costruito un percorso che diciamo, è di diritto civile, in modo particolare cerca di avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei rapporti all'interno della famiglia, che è l'ambito sociale nel quale loro maturano la loro prima esperienza di persone, e quindi conoscere i diritti all'interno della famiglia è una cosa assolutamente importante. Nel secondo anno, secondo liceo, si continua a studiare la famiglia e però diciamo ad allargare anche l'attenzione ai rapporti di carattere diciamo giuridico economico che riguardano per esempio i contratti. Infine nell'ultimo anno
che l'anno che vede come età avvicinarsi anche al voto, al diritto di voto, si approfondiscono elementi, e sottolineo elementi, di diritto costituzionale, perché evidentemente non è special, ovviamente non ci può essere un taglio specialistico in due ore, e pertanto elementi di diritto costituzionale, mentre per quanto riguarda l'economia, primo anno elementi di microeconomia, secondo anno elementi di macroeconomia e infine nell'ultimo anno elementi di economia finanziaria pubblica. Lo dico perché se qualcuno avesse diritto è un male magnum e poteva fare delle scelte, e le scelte che sono state fatte sono in qualche modo funzionali agli interessi che i ragazzi possono avere in relazione ai contesti in cui si muovono. Io vorrei aggiungere una cosa rispetto all'indirizzo tradizionale. L'indirizzo tradizionale significa in pratica non utilizzare le ore del PCTO, ore del PCTO che comunque si devono svolgere, sicché ci siamo sforzati di ritagliare il PCTO sugli indirizzi. Quindi immaginare di fare meno ore a settimana è un'illusione falsa, nel senso che queste ore comunque dovranno essere svolte, e magari queste altre queste ore potrebbero essere svolte, come succede in tantissime scuole, al pomeriggio, e questo sarebbe sicuramente molto molto penalizzante per gli studenti del flanco, che al pomeriggio fanno anche altre cose, e anche soprattutto sarebbe un carico eccessivo per i pendolari. E quindi questa è stata un'altra motivazione per cui il PCTO ha rivestito gli indirizzi ed è ritagliato sulla classe. Ed è per lo più di mattina, appunto, questo è un altro vantaggio, proprio per dare l'opportunità a voi ragazzi di poter studiare il pomeriggio, di poter svolgere le altre attività sportive o di altra natura. Altre domande? Se non ce ne sono, allora vi salutiamo, passo la parola alla nostra dirigente. Scusate, può un ragazzo cambiare idea? E che conseguenze, nel senso accademiche? Allora, è già successo che qualche ragazzo si sia, ecco, proprio grazie al taglio orientante che hanno questi principi, questi percorsi, è successo che qualche ragazzo abbia capito che quella non era la sua strada. Bene, noi consentiamo ovviamente il passaggio nei limiti dei numeri delle classi, perché se si tratta di passare una classe che già ha un numero alto di alunni, questo chiaramente non è possibile. Se invece ci sono numeri che questo lo consentono, l'abbiamo già fatto, lo facciamo. Certo. Per questo diamo tempo per scegliere, abbiamo detto non adesso, entro la prima metà di maggio, e così che insomma si eviti questo problema, però qualche volta è successo, abbiamo ovviamente dato l'opportunità, sempre compatibilmente con i numeri delle classi, con i numeri degli alunni nelle classi. Qualche altra domanda? E allora passiamo la parola alla dirigente. Semplicemente per un saluto, io vi ringrazio per essere intervenuti. Ricordo che le professoresse sono sempre a disposizione degli alunni. Gli alunni stessi, come ringrazio i ragazzi che sono intervenuti, perché poi stesso molte volte l'orientamento lo fanno più nei corridoi ragazzi piuttosto che noi adulti, perché con loro c'è un dialogo diverso, c'è un confronto diverso, e quindi io invito anche i ragazzi uscenti ormai delle classi terze a farsi promotori anche del loro percorso, a essere tutor, ad accompagnare i ragazzi del quinto ginnasio proprio in questo momento così delicato e così importante, affinché loro magari relazionandosi con voi possano ancora di più sentirsi sereni e soprattutto incoraggiati nelle loro scelte. Siamo sempre a vostra disposizione, chiaramente, anche le professoresse, io, i docenti referenti di vari indirizzi, anche se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, basta contattare la scuola e avrete sicuramente le risposte che cercate. Grazie ancora per essere intervenuti e buona serata.